arriva un pezzo di metallo. E sulla base di cosa io scelgo se temprarlo, nitrurarlo, il grado di vuoto? Beh, allora, si apre un mondo molto ampio. Diciamo che il tipo di acciaio spesso determina il tipo di trattamento termico che posso fare su quell'acciaio. E poi il progettista deciderà se il tipo di trattamento per l'utilizzo, per la funzione del manufatto, quindi per l'utilizzo del manufatto, è un trattamento termico massivo, quindi inteso a dare proprietà a tutto il materiale, quindi cuore e superficie, oppure se preferisce dare proprietà fisico-meccaniche alla superficie. Quindi Per scorre. esempio, penso a problemi di scorrevolezza o di usura superficiale.